questo video dove se ne ricordo del disastro ferroviario del treno, con le saltò sulla galleria, gli altri definivano galleria San Benigno, ma la galleria Molo Nuovo, che aveva la biforcazione della galleria Passo Nuovo e che si pigiava da San Pedena, sulla Super Le Valli, dell'ingresso delle due gallerie, che poi una galleria biforcazione che si divide e diventa Molo Nuovo. E i tedeschi che tenevano i carri ferroviari pieni di munizioni. O se dice anche che è stato un fulmine, pare che siano stati anche i partigiani a farlo saltare, qualche linea vecchia via. Comunque mi è piaciuto lo spunto da questi bravi giornalisti qui che davano a galleria, sono andato a vedere il punto dove è successo esattamente, la biforcazione e ho messo le frecce, tanto per indicare l'esatta locazione. Ora, ecco, qui invece dell'ingresso delle due gallerie, sotto Superlevà, si è uscita via Cantore, per invocare Superlevà, cioè, lì in a sinistra, in basso, che queste due gallerie, che dove una, che è la biforcazione, Passo Nuovo, Molo Nuovo, che sciolta la Sereto e a Caracciolo e Passo Nuovo, Molo Nuovo. Qui è la fotografia, a sinistra che è tutto è macerie, in a destra come era prima. Questa saiva l'ingresso della Galleria Murrà, che si trova, per se pigiare i traghetti, panasù ai traghetti, a sinistra e alle Murrà, non si vede ben, ma comunque. Qui ho fatto una piantina per decifrare, ho messo la freccia per far vedere dove si trova la Galleria Murrà. E lì, o sinistra, è successo un successo lì a sinistra, dopo passo quello bello Palazzo Nuovo, che ho all'hotel. Hotel sia. Ecco, là si vede un po' più bene in questa chia. E le sciutiu che sciutiu fuori Ciassali, con fatti caseggiati nuovi, di Albertassi, che è quella che poi va sotto il tunnel se va ai traghetti, o Monnevo e vabbè. Ecco, questa invece è la caserma di Vigile del Fuoco, via Milano, prosecuzione di via Milano. E in a sinistra come la prima, qui caseggiati qualche di era anche un pe, e una parte è stata demolita, una defragazione enorme. Questa è la lapide che l'ha messo il comune in ricordo delle vittime. L'ha posata nel 2000. Diciamo che prima forse non si poteva mettere perché non c'erano ancora costruzioni. Però la galleria sotto, poi la metti da lì, eh. Vabbè, comunque, un lo ricorda anche quello lì che. Questa è una descrizione sommaria di dove si trova, che ho messo mio, ho scritto mio, e pigiando spunto anche dal giornale. Queste le fotografie del secolo, come teva un disastro ferroviario, a sinistra invece ho prospettiva dove la di una volta che la caserma di San Benigno, e su tagli a questi caseggiati. Ecco, mi sono testato io da queste fotografie che andavano, questa che è la galleria, che dentro c'è la biforcazione, non si vede, e quella che ho messo prima, Murat, all'interna e sciolta dall'altra parte. O chi non è pratico del porto, ecco così. Questa è la galleria San Benigno, che una volta dava anche secondo gli articoli che lì, questa si trova sotto una sala chiamata di Camali. Ecco, questa invece è la galleria Santa Libania, che aveva un parco ferroviario, un nuovo parco ferroviario, uno che ci aveva fatto i posteggi per i traghetti, le macchine. Ah, volevo anche quello. Ecco, questa è una prospettiva, c'ho meno di quale, dove che è quello caseggiato nuovo, lì che è tutti i caseggiati che ne sate, quello lo punto esatto. La galleria le conosce a destra, non conosce a sinistra, perché internamente la biforca su. Questa qui è a fine 1800, quando costruiva i calade, che cacciavano giù il primo tocco di colle, collegò con Santa Maria degli Angeli. Chi ho sbancamento, cosa vede? L'asciuga ancora la fortezza e maledio di anni, tutto sto lochi. E a luoghi e mine, se ogni tanto suonava il corno e ti devi scappare, chi è a galleria, ringrazio la galleria, se vede culisse per terra, e là ho ancora qualche caseggiato in pema, se vede che le meso, meso demolio, da demolì veramente, meso da demolì. Ecco, chi ha la fotografia,
o in su, dove è quella galleria lì a sinistra, invece quell'altra galleria all'interno, che c'è la in a destra. Ora non sapevo bene. Chi è la prospettiva? Pigiando i riferimenti tra lì ci lascio insieme da luce, pedali dietro dove va lì. Ho messo insieme due fotografie vege per modo di dire, sono vege tutte e due. Ecco, queste che sono fotografie che ho pigiato dal libro, come ha detto l'amico Stefano Finauri, che ho avuto piacere di conoscerlo perché è stato il primo, penso che sia il primo, a mettere fotografie vege di Siena. Ho ganato una bella collezione, Collezione Stefano Finauri. E ho avuto piacere di incontrarlo, ci siamo parlati un po', mi ha regalato questo libro. E ho pigiato queste ultime fotografie che io l'ho aggiunto a me per continuare questo video qui. Anzi, colgo l'occasione per salutarlo. E chi ha fotografia del suo libro, come ha detto, l'ho messa per chi volesse leggerlo, sa benigno. E intanto ho posto un ricordo di vecchi tempi. E se vediamo il prossimo video, sperando che abbia pazienza, non sono in buon oratore, ma comunque racconti i conti senesi, da tramandare le generazioni. Ciao a tutti, ciao ciao.